Polly Miller ha trascorso quasi 5 mesi in ospedale, con ustioni sul 40% del corpo. Dan, suo marito da 5 settimane, non è mai uscito dal Surrey Club. È una sensazione assurda quando ti sconvolgono la vita. Lo paragono sempre a un bicchiere di vino rovesciato. Quella è la tua vita in frammenti. E tu lentamente devi raccogliere i cocci e ricostruirla. La lapide posta accanto al luogo in cui si trovavano i due locali elenca 202 nomi, compresi quello di Dan Miller, Tom Singer, salvato da Annabeth Luke ma deceduto 5 settimane più tardi, e 7 membri della squadra di calcio di Simon Quayle. Ogni nome scolpito nel granito corrisponde a una vita persa e a molte altre rovinate. Ho dovuto chiamare i genitori di Mark. Non sapevo davvero cosa dire. Ascolta, Ray, non c'è un altro modo per dirlo. Mark è morto. Ha iniziato a urlare. No! E ho sentito il tonfo delle sue ginocchia quando è caduto a terra. Ho sentito sua mamma in sottofondo che gridava. È stato il momento peggiore. E questo per una sola persona.